semplice tecnica per insegnare le regole ai bambini. Spesso quando insegniamo le regole ai bambini dobbiamo riprenderli, lo facciamo in un momento in cui cerchiamo di correggere un comportamento che non andrebbe fatto, non andrebbe fatto in quel modo. La semplice tecnica di cui sto parlando consiste in realtà nell'esprimere la regola che i bambini dovrebbero seguire in positivo. Faccio un esempio. Se il bambino sta girando con un bicchiere, subito ci può venire la preoccupazione che possa inciampare o gli possa sfuggire di mano, quindi lo faccia cadere e il bicchiere si rompa. Quindi viene abbastanza istintivo andare a correggere il bambino direttamente sul comportamento sbagliato. E quindi ci sembrerà così strano sentir dire da un genitore: stai attento che se ti cade il bicchiere si rompe. In realtà, dicendo così al bambino, non otteniamo altro che come effetto che fargli pensare proprio al bicchiere che cade per terra e si rompe. Ora, non voglio dire che il bambino si possa divertire di fronte a questa immagine e quindi lo possa far cadere apposta, volontariamente, però sicuramente può andare in tensione, un po' come può succedere a noi nel momento in cui, non so, magari che stiamo camminando per una strada e iniziamo a concentrarci sul fatto di non inciampare, non cadere, per non fare una figuraccia. Ecco che già il nostro modo di camminare cambia, diventa meno naturale e magari è la volta buona che davvero inciampiamo. Allora cosa dovremmo fare col bambino? Che cosa dovremmo dirgli? In realtà è molto semplice, dovremmo dirgli direttamente quello che ci aspettiamo da lui. Cioè, non più che cosa non dovrebbe fare, ma che cosa ci aspettiamo che lui faccia. Quindi in questo caso gli possiamo dire molto tranquillamente: tieni stretto il bicchiere in mano, appoggialo delicatamente sul tavolo e così via. Questo significa tradurre un comportamento negativo in uno positivo.